l'ultimo intervento programmato è un intervento a due voci. Prima comincerà Monica Guida, responsabile del servizio di Vigilanza del Suolo della Regione Emilia Romagna, e poi, senza che io mi intrometta, passerò la parola a Marco Monaci della direzione tecnica del CIRF. L'oggetto dell'intervento in questo caso è un'esperienza regionale in corso promettente, e lascio a voi la parola per chiudere questa fase del seminario. Sì, buongiorno a tutti, e io sono un po' la voce delle regioni che sono chiamate a pianificare insieme all'autorità di bacino e soprattutto a fare proposte di interventi che poi il Ministero taglierà, anche alla luce delle nuove disposizioni che sono in corso. E, una breve descrizione di quello che è lo stato dell'arte in Emilia Romagna. La nostra regione è interessata da diverse tipologie di fenomeni particolarmente intensi negli ultimi anni. Abbiamo una rete geografica piuttosto fitta, 56.000 km di corsi d'acqua naturali, di cui 3.000 arginati. Abbiamo 18.000 km di canali di bonifica che rappresentano un elemento anche di paesaggio particolarmente interessante nella nostra regione. Abbiamo un Appennino franoso, 79.000 frane censite, di cui il 45% attive. Negli ultimi due anni sono riattivate circa 2.000. La problematica è legata al fatto che circa 84.000 edifici insistono sul frane, e quindi capirete, insomma, il problema non è irrilevante. Abbiamo anche la costa, che come sapete, per la regione della Romagna rappresenta una realtà anche dal punto di vista economico piuttosto rilevante, perché incrementa fortemente il PIL regionale, ma dei 130 km di costa che abbiamo, un 29% in erosione, in realtà sarebbe il doppio in erosione, la metà viene in qualche modo riportato in uno stato non erosivo grazie all'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. Oggi ci concentriamo sulla rete geografica, e mi piace farvi vedere questa slide, che è tratta dall'ultimo rapporto tecnico di ISPRA, che ha messo insieme tutto il lavoro che le regioni e le autorità di bacino pari distretto stanno facendo per l'attuazione delle direttive in materia di alluvione, la direttiva 2760. Come vedete, la regione di Romagna risalta ben agli occhi, e perché effettivamente l'estensione delle superfici potenzialmente inondabili in Romagna è piuttosto elevata. Devo dire che molto legato anche alla rete di bonifica, perché rispetto a quello che è il contenuto dei piani di assetto idrogeologico, la mappatura delle reti e la pericolosità idraulica che deriva dalla rete di bonifica è una new entry che noi abbiamo portato avanti all'interno appunto della funzione della direttiva alluvioni, ma che effettivamente dimostra anche tutta la sua capacità. E rispetto a questo quadro, la regione da anni ha attivato fondamentalmente due grosse azioni, che sono quello della prevenzione attraverso interventi non strutturali. Non mi sto a soffermare, perché sono di fatto quelle linee di azione che sono state già richiamate. In primis, io dico la conoscenza. Effettivamente anche noi come regioni, se non avessimo avuto quel bagaglio di conoscenze, quelle banche dati nascoste dentro, e che abbiamo potuto tirare fuori per ad esempio anche fare i piani di gestione sia delle acque che dell'alluvione, abbiamo avuto serie difficoltà. Quindi bisogna incrementare quanto più possibile la conoscenza, e direi anche il monitoraggio dei sistemi in ogni campo. La protezione, ovviamente, avendo quella rete idrografica particolarmente critica che vi ho fatto vedere, molto spesso la protezione in Emilia-Romagna è stata affidata a interventi strutturali di una certa rilevanza, quali casse di espansione o miglioramento delle arginature, ma accanto a questi interventi, noi, proprio per rispondere a quello che è solo i 30 anni del rischio di alluvione, stiamo cercando di trovare nuove soluzioni. Prevenzione e protezione fanno parte della gestione del ciclo del rischio, e non mi sto a soffermare su quelli che sono appunto i paletti che ci pone il piano di gestione del rischio di alluvione. Vado subito a quella che è l'azione che stiamo portando avanti proprio per ottenere
nella necessità di dover rispondere all'Europa rispetto a quelle che sono gli obiettivi che l'Europa ci ha chiesto in termini di strategie, quindi l'acqua come qualità ma anche l'acqua come difesa. E stiamo insieme ai colleghi che si occupano della direttiva acqua cercando quelle misure che in qualche modo rispondano a entrambi gli obiettivi. Ne abbiamo trovate ovviamente diverse, che vanno dalla pianificazione sostenibile del territorio già contenuta nei PAI, alle delocalizzazioni, alla preservazione degli ambiti fluviali, delle pianure alluvionali, ma appunto ripeto sono norme già in qualche modo contemplate nel PAI. Vogliamo puntare a interventi di riqualificazione fluviale. Ed è per questo che ci accingiamo ad approvare, il mio intervento oggi in qualche modo anticipa quello che sarà la pubblicazione di queste linee guida, perché ci accingiamo ad approvare le linee guida per la riqualificazione integrale dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia Romagna, che sono state redatte in collaborazione con il CIF e che saranno proprio, come già potete dati dei piani di gestione analizzare, una misura del piano di gestione. In realtà il percorso nell'Emilia Romagna è cominciato da tempo. In questa slide ho cercato di darvi quei flash ai quali poi potete approfondire andando appunto sul sito della Regione Emilia Romagna. Già nel 94 avevamo approvato una direttiva che puntava a fare degli interventi sui corsi d'acqua che mettessero in luce la naturalità dei corsi d'acqua. Devo dire che noi abbiamo, diciamo, in Emilia Romagna abbiamo il vantaggio che la rete, chi realizza, chi progetta e realizza gli interventi sono gli stessi servizi tecnici regionali e il consorzio ovviamente per quanto concerne la parte di politica. Quindi praticamente giochiamo, come dire, in qualche modo in casa, nel senso che sono regole che abbiamo tirato fuori proprio sulla base dell'esperienza di colleghi che fanno questo giornalmente e che quindi hanno potuto darci delle indicazioni su come vedere il fiume non soltanto dal punto di vista idraulico ma anche dal punto di vista geomorfologico, ambientale, biologico, quindi di tutte le sue sfaccettature. Abbiamo quindi fatto corsi di formazione per i tecnici, sono stati formati circa 60 tecnici perché ad esempio dalla nostra esperienza quello che viene fuori è che c'è bisogno di un cambio culturale per poter progettare interventi che vanno nella direzione della riqualificazione fluviale. Abbiamo proposto dei disciplinari tecnici, dopo li vedremo molto velocemente, così col tale contento stiamo nei tempi, e mi premeva una focalizzare l'attenzione su due cose in particolare, su quello che possono essere le opportunità. Vedete in questa slide un ovale dedicato ai progetti europei. Noi attraverso i due progetti europei, fatti di concerto con il Consorzio di Politica dell'Emilia Centrale, l'AIP e l'INASH, abbiamo proprio testato materialmente questi interventi di qualificazione fluviale. E stiamo attuando dei contratti di fiume, dove appunto metteremo insieme le varie componenti, quindi dal pescatore ai rappresentanti dei consorzi, alla regione, per capire come tirar fuori interventi che vadano nella direzione di, tra virgolette, accontentare tutti, ma abbiamo fatto anche degli interventi normativi proprio recenti sulla gestione della vegetazione dei pantani, cioè intervenire ora sui corsi d'acqua dell'Emilia Romagna attraverso una gestione variale, per intervenire è necessario fare un piano di gestione dei pantani, quindi venendo laddove è possibile il taglio selettivo, laddove si può fare anche taglio raso, laddove invece la vegetazione deve rimanere intatta. Per arrivare appunto alle nostre linee guida. Velocemente vi faccio vedere quelli che sono i disciplinari che sono alla base poi delle linee guida che oggi vi rappresentiamo. Il primo è stato un disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua e della costa di siti Natura 2000. Questo disciplinare ha un risvolto pratico notevole perché gli interventi che vengono realizzati seguendo le caratteristiche indicate all'interno di questo manuale sono di fatto esonerati dalla valutazione di incidenza, perché il manuale è stato fatto appunto anche con i colleghi dei parchi che si occupano di questo e che sono deputati competenti, insomma, alla valutazione. E sono interventi che vanno dal taglio selettivo della vegetazione a un incremento della sinuosità dei corsi d'acqua, al non sfalcio delle sponde dei canali ampi o sfalcio a sponde alterne, oltre appunto, diciamo, le casse di espansione. L'altro manuale realizzato nel 2012 è quello invece specifico per i canali di bonifica.
ha fatto in questo caso con la collaborazione dei nostri consorzi di bonifica e che ha appunto proprio l'obiettivo di identificare interventi che rispondano agli due, alle due direttive. Tra l'altro quando appunto nel 2012 si cominciava a parlare della direttiva dell'Unione, quindi anche perché è stato pubblicato nel 2012, ma realizzato ovviamente prima, però in qualche modo questo manuale è stato anche sviluppato. E qui alcuni esempi sui quali vado velocemente perché poi l'intervento di Marco Mora ci farà vedere degli esempi concreti realizzati appunto in Emilia Romagna, perché devo dire che in regione Emilia Romagna, come anche in altre regioni italiane, esempi di qualificazione fluviale per fortuna si cominciano a vedere anche con successo. E questo appunto una slide sul progetto europeo Life3, che ripeto che io credo molto la partecipazione ai progetti Life, perché secondo me consentono non soltanto, lo dico banalmente, di recuperare dei fondi per fare interventi, ma proprio per sperimentare delle tecniche che viceversa non avremmo potuto sperimentare. Vedete in queste slide, ad esempio nel primo caso c'è sì un ripristino di un abrito, quindi abbiamo ridato continuità longitudinale al corso d'acqua, un esempio un po' più classico, ma sotto ad esempio abbiamo sperimentato anche dei prototipi con l'individuazione di metaminopoli, diciamo, partendoli dal contorno, delle radiche che consentono localmente di aumentare la scadenza. E vi posso assicurare che durante l'alluvione, di questo inverno, questi interventi che sono stati già realizzati da circa un anno hanno sortito, diciamo, un ottimo effetto. E comunque li monitoreremo nel tempo per vedere se è del caso, se sia necessario andare a fare delle modifiche. Gli interventi delle linee guida, quindi avete già capito, hanno l'obiettivo di ridurre il rischio idraulico da una parte e migliorare lo stato ecologico dall'altra. Faccio riferimento a quello che diceva Giuse Maroli prima, che faceva vedere le ricette della nonna. E noi abbiamo lavorato con le linee guida nella stessa ottica. Non vogliamo fornire delle soluzioni chiave in mano, ma vogliamo fornire un panorama di soluzioni che però vanno valutate in relazione ai problemi e ai contesti specifici. Perché nella realizzazione di un intervento di riqualificazione fluviale è necessaria una progettazione integrata e i passi chiave sono quelli che vedete qui rappresentati e che poi nelle linee guida che credo proveremo nel giro di un mese, stiamo correggendo le bozze. Cosa? No, lo dirà poi l'assessore Cazzolo che ci tiene tanto, giustamente, diciamo, a queste linee guida che sono un po' il fiore all'occhiello e insomma un motivo di orgoglio del suo assessorato, le ha volute tanto, quindi a breve diciamo saranno pubblicate, ma quando lo dirà l'assessore Cazzolo. I passi chiave sono questi, che sono poi i passi chiave di una qualsiasi progettazione. Io parlavo prima di cultura, e i tecnici che lavorano sui corsi d'acqua devono mettere nella filiera, diciamo, tra le varie possibilità di intervento, anche quella di riqualificazione fluviale. E quindi analizzando i problemi sistemici, definendo gli obiettivi, deve essere la riqualificazione fluviale una delle soluzioni a cui pensare, al pari di un intervento classico e strutturale al quale siamo abituati. E mi preme anche sottolineare l'ultima frase, cioè la procedura dovrebbe essere accompagnata da un processo di partecipazione, di progettazione partecipata. L'abbiamo fatto ad esempio con i progetti Life3, lo fanno solitamente i nostri colleghi del servizio tecnico di Bacino Romagna che da anni attuano questi interventi di qualificazione. Qui vedo uno dei più validi progettisti in materia di riqualificazione fluviale per la regione Emilia Romagna, perché se non si decide insieme anche al territorio, le possibilità di successo sono davvero basse. E invece partendo da un'idea progettuale e parlando anche con chi vive il fiume, a volte vengono fuori delle idee che al mero tecnico non sono venute in mente, e quindi effettivamente si va nella direzione di una soluzione che accontenti un po' tutto. Fermo restando che laddove diciamo il problema idraulico deve essere affrontato con una certa tipologia, bisogna essere anche in grado di spiegare al cittadino perché non è possibile, diciamo, fare magari una soluzione
più soft, diciamo così. E un esempio di qualche slide che vi rappresentano appunto quello che è il lavoro quotidiano che fanno i servizi tecnici di bacino regionali, in questo caso appunto mi riferisco al bacino tecnico della Romagna. E questa mappa a colori che voi vedete non è altro quella analisi che andrebbe fatta su per aste e che consente di individuare laddove noi possiamo realizzare delle aree di intervenzione naturale che consentano poi di risolvere a monte il problema, in questo caso il problema che viene risolto per la città di Forlì. Da questo progetto generale si passa poi ad un progetto appunto più di dettaglio, e la slide non rende bene l'idea, ma comunque ci sono quelle linee che vedete ad esempio in azzurro, sono gli argini da demolire, ci sono argini da arretrare, quindi all'interno di quella fascia viene messa in atto e ci sono aree di laminazione naturale da creare, aree di laminazione che poi possono essere anche diciamo utilizzate in linea di depurazione, quindi pulire effettivamente al 100% le finalità idrauliche a quelle ambientali, e per arrivare appunto a quelle che sono le azioni contenute nella linea di sono 12 azioni strutturali, passerò la parola a Marco Monici per una breve carrellata diciamo di tutte queste che sono anche azioni diciamo messe in pratica. A me preme sottolineare l'ultima, l'azione non strutturale, che è la definizione di una fascia di mobilità planimetrica che ritengo essere alla base di qualsiasi analisi e progettazione che vada nella direzione della riqualificazione fluviale, e rispetto alla quale devo dire che anche dal punto di vista della pianificazione di bacino si comincia a ragionare, ma non ci sono ancora delle norme amministrative o giuridiche che consentono di mettere in pratica effettivamente questa fascia, anche perché è molto facile laddove abbiamo il demanio, ma laddove abbiamo territorio privato diventa molto complicato anche con il corso. L'ultima slide, l'opportunità che dobbiamo cogliere è quella dello sblocco Italia, che le regioni sanno benissimo, perché il 20% degli interventi che sono contenuti dei finanziamenti andranno proprio ad interventi che rispecchiano quegli obiettivi, e nel DPCM è stato approvato molte delle tipologie degli interventi convergono con quelle messe appunto dalla regione di Romagna. Grazie, passo rapidamente a... Buongiorno a tutti, sono Marco Monici della direzione tecnica del CIRF. Io ho il compito di illustrarvi una parte degli esempi applicativi contenuti in queste linee guida della Regione Emilia-Romagna, ma più in generale di mostrarvi che anche in Italia gli interventi di riqualificazione fluviale sono possibili, di qualcosa si sta facendo. Se volessimo essere moderni, come si fa adesso, lanciare un hashtag, l'hashtag è una volta buona, lo usa già qualcuno, l'hashtag si può fare, pure potremmo dire più modestamente, anche in Italia ci possiamo provare, ecco, quindi diciamo che questi linee guida, ecco, si andrà, si è proprio sintetico. Bene, andiamo avanti. Linee guida di qualificazione integrata con acque naturali, ha ricordato la dottoressa Guida, che qui in questo caso parliamo di corsi d'acqua naturali perché esistono le gemelle linee guida riferite ai canali di bonifica. E che cosa vogliono fare queste linee guida? Dimostrare come mettere in pratica la tesi della riqualificazione fluviale, l'abbiamo già sentito più volte stamattina, ma è bene ricordarlo, qual è quella che è possibile affrontare il rischio di alluvioni, quindi da esondazione e o da dinamica morfologica, riportando i fiumi verso condizioni più naturali, che vuol dire nella pratica da una parte recuperare aree di laminazione naturale diffusa nel territorio e dall'altra permettere ampliare la fascia di mobilità dei corsi d'acqua, quindi permettere un aumento della loro dinamica morfologica che poi è la base del rinnovo degli ecosistemi. Tutto questo nella pratica si può realizzare applicando alcune tipologie di azione e andiamo a vederle velocemente.
prima eliminazione e trattamento di argini per i quali è terapia inondabile. Il Dragon Dark stamattina ci ha già fatto vedere gli interventi di questo tipo realizzati all'estero. Di solito ci viene detto ma sì, all'estero è con facile diverso, in realtà oggi la mia presentazione conterrà sostanzialmente solo interventi realizzati in Italia, sono pochi ma sono significativi, fanno vedere che in quella direzione possiamo provare ad andarci. Primo intervento, darò giusto dei flash perché ho 8 minuti, vediamo se riuscirò a farvi a essere abbastanza sintetico. Siamo a monte della città di Forlì, problemi di esondazione, il servizio tecnico di Bacino Romagna, che è l'ex genio civile della regione, cosa ha deciso di realizzare già negli anni 90? Di arretrare l'argine che vedete segnato in giallo, blu è il corso d'acqua che dalla foto era sul deposito, giallo è l'argine dove era posizionato originariamente, e negli anni 90 hanno deciso di arretrare questo argine e portarlo fino alla riga rossa, quindi recuperando questa piana inondabile, che non è una cassa espansione perché in questo caso il corso d'acqua può inondarla naturalmente. Senza dover passare degli argini. Qui eravamo in un corso d'acqua abbastanza importante, qua invece siamo in un piccolo rio pedecollinare della regione Emilia Romagna, questo è uno degli esempi realizzati nell'ambito dell'IFRI, che vede coinvolta la regione Emilia Romagna, il consorzio di Emilia Centrale e quattro comuni reggiani. Vedete in giallo, sì, prevede, ho messo la linea gialla, il tracciato dell'argine destro di questo rienzola, e vedete a fine lavori ultimati quest'anno l'argine come è stato arretrato, vedete, si è sostanzialmente creato una piccola area inondabile dove prima in realtà avevamo campagna. Il Life Re ha realizzato tanti di questi piccoli interventi in lì dove le condizioni dove sono state trovate le condizioni idonee in termini di spazio disponibile, proprietà più o meno pubblica del terreno, eccetera. Vado veloce, quindi due interventi di arretramento degli argini li abbiamo visti. Secondo tipo di intervento, ripristino di piani inondabile mediante abbassamento di superfici terrazzate. Qui viene fuori di nuovo il problema segnalato da Sentini, quello dell'incisione dei corsi d'acqua che è comune a tutta l'Italia. Questa incisione dà sicuramente dei problemi ecologici, dà anche dei problemi idraulici, perché un fiume più inciso difficilmente riesce con maggiore difficoltà ad inondare quelle che erano le sue piane inondabili, che diventano in realtà terrazze. Quindi uno degli interventi è quello di abbassare queste superfici terrazzate per favorire di nuovo la laminazione. Qui torniamo in Romagna, sempre il servizio tecnico Bacino Romagna, sempre fiume Montone, Forlì, ma qui siamo a valle, siamo già nel tratto arginato, uno dei più difficili su cui intervenire. Qui siamo, vedete, in un'area molenale contornata dai suoi argini, coltivata, quindi era privata. Qui il servizio tecnico di Bacino ha deciso di aumentare la capacità di laminazione di quest'area collinare ribassandola, quindi hanno scavato il terreno, hanno abbassato il piano della collina e quindi favorito l'inondazione e l'inondabilità di questa collina, che chiaramente ha dato dei benefici idraulici, ma gli sta dando anche ecologici, perché questa adesso è un'area che è interessata periodicamente da rettiere, quindi gli habitat che si stanno instaurando si rinnovano, si formano, si modificano. Vado veloce, intervento simile di nuovo nell'IFRI, Rio Lavezza. Rio Lavezza è un rio che anche questo si è inciso, molto meno che altri corsi d'acqua, ma si è inciso anche lui, quindi ha perso alcune delle sue aree inondabili che sono state ricreate anche qui dove le condizioni lo permettevano. Qui vedete il lavoro di spalcamento della sponda sinistra del rio. Ho voluto mettere apposta questa immagine che fa vedere un escavatore per sottolineare che la riqualificazione fluviale è anche un modo per farla lavorare, no? è una green economy anche questa. Non è solo costruire briglie o difese sfondali, ma anche in questo modo possiamo far lavorare le persone. Questo è l'intervento dopo pochi mesi dai lavori, vedete in giallo segnata la sponda sinistra nella posizione originale, in rosso vedete la sponda arretrata, vedete che è già iniziato una dinamica in alveo in quello che prima invece era un corso d'acqua, un rio che si era molto inciso, in cui l'acqua correva velocemente, in cui la diversificazione morfologica era molto limitata. Intervento analogo, siamo nel tratto montano del rio Enzola, sempre l'IFRI, e il rio occupava almeno più di un secolo fa quella che era
quella che adesso è una strada, quindi era molto più largo, il rio è sostanzialmente diventato una piccola canaletta stradale e che lancia, quanto ho? 3 minuti? ce la farò. Diciamo questo rio lancia le acque a Porta Castella, che è un comune che è subito a valle molto velocemente, è stato intubato, quindi i problemi idraulici forti, la scelta progettuale è stata quella di recuperare in questo caso tutte le aree di laminazione lungo il rio dove si poteva. Chiaramente la strada non si poteva più eliminare perché era servizio di casa lungo questa collina, se andate a recuperare le aree disponibili, quindi ad allargare il rio in destra e idraulica e non in sinistra. Qui vedete la foto da valle verso monte, in verde vedete qual era la sponda destra del rio e in rosso vedete quanto è stata arretrata, quindi il momento di mobile, no? Quindi vedete che già è corso d'acqua, pian piano inizia a recuperare i suoi spazi, vediamo dopo questa piccola pianetta, iniziamo a vedere già un altro che ha iniziato a diversificarsi, vedete dei depositi di legname che creano sostanzialmente delle microdiversità in alveo, vedete una morfologia che inizia a tornare a quella che poteva essere circa un secolo fa. Parliamo anche di riattivazione della dinamica planimetrica mediante rimozione di difese secondarie. Abbiamo detto che un corso d'acqua in salute, in buon stato ecologico, deve essere dinamico e questo dà dei vantaggi ecologici, ma li può dare anche dal punto di vista degli interessi antropici. Perché qui vediamo un altro intervento italiano, l'abbiamo visitato nel 2012 al secondo convegno nazionale sulla riqualificazione fluviale a Bolzano, Torrente Aurino, anche lui soggetto a problemi di incisione, che chiaramente si possono risolvere ridando al corso d'acqua quello di cui ha bisogno, cioè in questo caso sedimenti, il corso d'acqua si riprende con dai versanti dalle sponde. Qui in questo caso la scelta progettuale è stata quella di aumentare il trasporto solido, e scavando i sedimenti da rispondere mettendoli in alto, ma soprattutto dando la possibilità al corso d'acqua di continuare ad erodere fino a determinati limiti fisici per aumentare, no, il trasporto dei sedimenti e quindi risolvere un problema che è sostanzialmente antropico, nel senso che l'incisione in alcuni casi ha provocato sedimenti di livelli ponti, comunque ammaloramenti di difese spondali e ha aumentato la velocità del corso d'acqua che viene sfidato. Intervento analogo, l'unico straniero che abbiamo deciso di lasciare sulla solita trava, anche in questo caso vedete, nel caso precedente non sono stato di Bolzano eliminato le difese spondali, ma si è semplicemente scavato, qua invece le difese spondali che vedete contornano la trava sono state eliminate, poi si è proceduto a un allargamento del corso d'acqua, quindi restituendo sia piano inondabile spazio per la laminazione delle piene, ma sia possibilità di divagare, quindi aumentare la sua naturalità. Rimozione con modifica strutturale di equilibrio solido, anche in questo caso in genere si dice è impossibile rimuovere in Italia brighe o strutture trasversali presenti nel corso d'acqua, qui siamo sul torrente Setta, provincia di Bologna, l'intervento realizzato dal servizio tecnico bacino di Reno, dalle foto si capisce poco, comunque vedete in alto è presente una briglia ammalorata e il servizio tecnico ha dovuto prendere una decisione, spendo soldi a rifare la briglia o spendo soldi a eliminarla? Magari un po' meno, cioè spendendo meno, la scelta è stata quest'ultima, quindi in questo caso vedete la linea gialla tratteggiata nel punto dove era presente la briglia, questa è stata eliminata e sono ripartite quelle dinamiche morfologiche, no, che danno che hanno così tanta importanza dal punto di vista ambientale, con anche lo sparo economico. Chiaramente questo non è sempre possibile. C'è l'eliminazione delle briglie, qui siamo sempre in provincia di Bologna, Fiume Reno, sempre al servizio tecnico bacino Reno, in questo caso questa briglia ammalorata doveva essere ricostruita eventualmente, non poteva essere eliminata perché avevamo delle case a ridosso del corso d'acqua, quindi l'eliminazione della briglia avrebbe voluto dire che erosione regressiva, quindi problemi di stabilità alle strade. La scelta è stata quella di, non si vede, nessun altro, sì, qui in basso, di sostituire la briglia con una rampa in massa, quindi il fondo è rimasto fisso, ma si è almeno garantito una continuità fluviale, almeno in questo caso per la parte. Direi di aver finito il tempo, in realtà forse posso far vedere solo l'ultimo, sforando di 30 secondi, Rio Maretta, provincia di Bolzano. E vedete a sinistra negli anni 70 largo circa 300 metri,
carico di sedimenti, poi vi è stata l'estrazione di sedimenti per la costruzione in alto, per la costruzione della costrada Brenner, grande incisione del corso d'acqua che si è ristretto da 330 metri, costruzione di un certo numero di briglie per tenere, come? Sì, un certo numero di briglie per tenere l'alveo fisso. Tutto questo ha causato velocizzazione delle acque e problemi a Pipino, che si trova in provincia di Bolzano, ha deciso di tornare indietro, quindi dalla situazione che vediamo a sinistra nel 2005, quando prima dell'inizio dei lavori, sostanzialmente hanno scavato i materiali, i sedimenti presenti nelle aree demaniali destra e sinistra idrografica, li hanno inseriti in alveo, hanno tenuto fisso il fondo con delle, sostanzialmente delle rampe in massa sotterranee che non delle sono sotto il corso d'acqua, in modo da evitare che lui tornasse ad incidere e quindi si portasse via il materiale. In questo modo è stata aumentata notevolmente di nuovo l'area di laminazione a disposizione del corso d'acqua. L'ultima, visto che abbiamo i consorzi di bonifica, è giusto anche far vedere l'alveo rinascita, che è quello che ha citato la dottoressa Vida. Rinascita significa riqualificazione naturalistica per la sistemazione integrata idraulica ambientale dei canali fluviali, ma questo nome composto vuol dire cerchiamo di applicare la riqualificazione fluviale anche ai canali, quindi risolvendo i problemi idraulici, migliorando la qualità ecologica di questi canali. Sia nella fase di progettazione, quindi gli interventi verranno realizzati nel 2016, le sezioni tipo che si stanno studiando sono queste, vedete in rosso la sezione attuale del canale e in giallo l'area di sbarcamento che permetterà sostanzialmente di aumentare l'area inondabile a disposizione del canale con chiaramente un aumento della valenza ecologica di questo canale notevole. Bene, scusate, grazie.